Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli, vasche d'acqua e barriere naturali. Questo è il Bioparco Zoom, nato con l'obiettivo di fare conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali. Un parco di nuova concezione, lontano dalla vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale. Un percorso che si snoda tra i 180.000 metri quadrati di natura da conoscere e da vedere, seguendo un importante filo conduttore, ovvero il desiderio di sensibilizzare il pubblico alla biodiversità e alla salvaguardia delle specie in via di estinzione. Lo Zoom si trova in strada Piscina 36, a Cumiana, a due passi da Torino. Un viaggio emozionante, curioso, sorprendente alla scoperta di due continenti, l'Africa e l'Asia, che sarà sicuramente un'esperienza evocativa ed educativa. Gli animali che si possono incontrare vivono in habitat ricreati ad hoc per loro, baobab altissimi ed una natura verde e lussureggiante. Quattro differenti specie di lemuri, due spiagge, colonie di fenicotteri rosa e pelicani e decine di animali, ecco il nuovissimo Madagascar di Zoom. Lo scorcio di Madagascar, che aspetta da Zoom Torino, lascia, è proprio il caso di dirlo, senza fiato. Sono quattro le specie di lemuri, coda d'anelli, lemure nero, vari, bianco e nero, e ventre rosso, che sono ospitati in questo nuovo habitat insieme alle spettacolari tartarughe giganti. Suggestive e perfettamente ricostruite sono poi le due spiagge in cui vivono colonie di fenicotteri rosa e di pellicani. È meraviglioso vedere come un ambiente come quello realizzato, nuovo del Madagascar, che va in piena sintonia con il nuovo allestimento che da settembre sarà pronto al Museo regionale di Scienze Naturali Veggiolitti, sia così inserito in modo naturale, in modo equilibrato, in un contesto meraviglioso. Sembra davvero di fare un salto, di immergersi in un mondo che vorremmo tutti poter vivere, per lasciar fuori i pensieri, per lasciar fuori i problemi, per vivere una giornata con la famiglia, con i propri figli e giocare in mezzo agli animali. Imparando a rispettare l'ambiente, imparando a conoscere quello che loro fanno dal punto di vista scientifico e dal punto di vista culturale.